Allora, è un bilancio assolutamente positivo che va oltre le nostre più positive aspettative, quello di Terremoto l'Indomita, perché ad oggi registriamo circa 7.000 presenze tra l'area di Fonte della Noce, l'area 20 e l'area Fuldi. Quindi un successo enorme, ripeto, che non potevamo neanche immaginare nel mese più complicato e più complesso della città. A questo si aggiunge sicuramente un lavoro che viene anche dal passato, fatto proprio con i tour operator sul turismo, che ha ridato a questa città, soprattutto appunto nel mese di agosto, una presenza importante anche di turisti che quotidianamente vediamo girare per la città, sicuramente anche attratti dalle opere di trekking art che creano tantissima curiosità, ma soprattutto anche attratti dalle bellezze della nostra città, a partire dal Duomo, da tutti i palazzi storici, la parte archeologica della città. Sicuramente la città è attiva, non è chiusa come negli altri anni, cioè significa che le attività commerciali sono aperte, tantissimi ristoranti, tantissimi bar permettono a queste persone che affollano le nostre vie di poter mangiare, di poter trascorrere delle piacevoli giornate nella nostra città. È un inizio di un percorso su quale abbiamo investito da un paio d'anni, si iniziano a vedere i frutti e di questo siamo veramente contenti.